Salgono gli ospedalizzati in Liguria, ma le terapie intensive sono al 10%. A Genova il cluster più numeroso, un focolaio in RSA a Savona, possibili misure restrittive per le aree più colpite. Sestri Levante riattiva i servizi come spesa a domicilio e consegna farmaci per chi è sottoposto a quarantena, incrementati i controlli sul rispetto delle regole. Sul Recovery Fund sono appese le aspettative di 136 progetti in Liguria, tra questi anche il traforo per la Fontana Buona, iniziato il vaglio della cabina di regia ligure. Costruire il domani riflettendo sul tempo che stiamo affrontando. La pastorale giovanile della diocesi propone 3 incontri serali sul web dedicati ad animatori, educatori e genitori. L'abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna sono protagonisti delle giornate FAI nel Tiguglio, visite guidate in tutta Italia per raccogliere fondi a tutela del patrimonio artistico. Serie B, punto strappato in extremis per la Virtus Entella che al comunale di Chiavari, di nuovo davanti al proprio pubblico, pareggia per 1-1 contro la Regina. Il gol di Mancoso su rigore all'89esimo. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Subito l'aggiornamento per quanto riguarda i dati del Covid di oggi. Sono 464 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 5.173 tamponi. La crescita resta stabile rispetto agli ultimi giorni, mentre aumentano le persone ricoverate. Oggi sono 23 in più per un totale di 402 in tutta la regione. 38 i pazienti in terapia intensiva, 2 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di 2 donne, entrambe di 92 anni, spentesi alla Galliera e al San Martino di Genova. Per l'ASL 4 sono 3 i nuovi casi positivi registrati, 30 le persone ricoverate, di cui 28 nel reparto Covid dell'ospedale di Sesti Levante. Le sorveglianze attive, sempre nel Tiguglio, sono 361 per un totale di 4.396 in tutta la regione. E negli ultimi 15 giorni si è registrato un aumento dei contagi anche in Liguria. Il quadro generale tuttavia è molto diverso da quello della primavera scorsa. Le ospedalizzazioni sono principalmente in media e bassa complessità, mentre le terapie intensive al momento sono al 10% della loro capacità complessiva. Nel consueto punto stampa in regione è stata fatta un'analisi per ciascuna azienda sanitaria, annunciando possibili eventuali misure restrittive per le aree solo maggiormente più colpite. Sentiamo. L'andamento dei contagi, così come le ospedalizzazioni, sono in crescita in tutta la Liguria. La situazione, tuttavia, è diversa rispetto alla primavera scorsa. L'analisi per ciascuna azienda sanitaria ligure è stata tratteggiata da Elisa. Il dato regionale è il riverbero della situazione nella città metropolitana di Genova, dove gravita il maggior numero di popolazione. Abbiamo assistito a un netto incremento dell'incidenza. È evidente che il peso in termini di popolazione della provincia di Genova trascina l'aumento dell'incidenza nell'intero territorio regionale, come illustrato dalla linea tratteggiata. Dopo l'impennata del mese di settembre è tornato sotto controllo il cluster di La Spezia, sostanzialmente analoga la situazione nell'Imperiese, mentre un deciso incremento di casi si registra nell'ASL 2 di Savona per un nuovo focolaio esploso in una residenza sociosanitaria per anziani. Proprio per le caratteristiche peculiari di essere limitato a un'unica comunità, preoccupa meno da un punto di vista della circolazione. La capacità di curare i pazienti, l'abbassamento dell'età media contribuiscono a rappresentare un quadro molto diverso rispetto al marzo scorso, con un'incidenza maggiore per i ricoveri di media intensità. Abbiamo una crescita di tipo esponenziale, seppur rallentata dall'attività di tracciamento e dall'attività di contenimento messo in atto dai dipartimenti di prevenzione. Le terapie intensive stanno registrando invece un incremento costante ma lento. L'utilizzo dei posti letto di terapia intensiva oscilla ormai da giorni, da credo più di un mese, tra i 25 e i 30 posti letto. La regione Liguria ha una potenzialità di 250 posti letto, perciò siamo ben distanti da quei numeri, da quei momenti. Ma naturalmente la guardia deve essere tenuta alta e noi, dal punto di vista pratico sul campo, confrontare i dati.
E nuovi provvedimenti sono attesi per la giornata di domani sul fronte delle restrizioni. Questo pomeriggio c'è stato un incontro tra le regioni e il governo con il ministro della Salute Speranza e quello dei rapporti con le regioni Boccia. Stiamo lavorando ad interventi che al momento escludono il coprifuoco, modello francese, e ulteriori strette a bar e ristoranti che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore. A parlare su Facebook è il governatore della Liguria Giovanni Toti. Per agevolare il trasporto pubblico invece potrebbe essere introdotta un po' di didattica a distanza, rotazione per le ultime classi degli istituti superiori e incentivato lo smart working, notizia che andiamo a leggere, abbiamo letto sul sito di ANSA Liguria. Andiamo adesso a Sestri Levante. Il comune ha deciso di riattivare i servizi a sostegno delle persone sottoposte a quarantena, in particolare con la consegna della spesa e che avviene tramite i servizi sociali. Intanto vengono incrementati anche i controlli sul rispetto delle norme anticontagio. Vediamo. Il comune di Sestri Levante riattiva i servizi per le persone in quarantena a fronte della crescita del numero di soggetti positivi al Covid-19. Siamo partiti con le spese a domicilio attraverso il nostro servizio di assistenza domiciliare e nel contempo stiamo partendo con un avviso pubblico sostanzialmente per chiamare di nuovo a raccolta personale volontario che ci aiuti in modo più strutturato dovessero intervenire situazioni che richiedono un supporto maggiore. Rispetto alla primavera, quando erano molte le persone anziane e sole a cui era necessario consegnare la spesa oppure i farmaci, oggi i servizi devono fare fronte anche ad una richiesta di supporto familiare. Ci sono infatti giovani e giovanissimi in casa, perché positivi o perché sottoposti a quarantena, ma si avverte anche la necessità di avere informazioni chiare. Arrivano anche tante telefonate di persone che chiedono informazioni, che chiedono insomma, la possibilità di sapere che c'è qualcuno che si occuperà di loro nel caso di bisogno. L'obbligo di mascherina è sostanzialmente rispettato. Sestri Levante ha deciso comunque di incrementare i controlli. Ora abbiamo messo in campo anche delle pattuglie serali in modo da verificare anche il rispetto delle misure del DPCM che prevede la chiusura degli esercizi pubblici ad una certa ora, e dalle 21 il fatto che non si possa più dare da bere in piedi e mi hanno rendicontato i vigili proprio che nelle scorse serate c'è stata una situazione abbastanza tranquilla. Sono state riprese alcune persone ma non subito, insomma, adottato i comportamenti corretti. L'altro aspetto che stiamo monitorando strettamente sono le uscite dalle scuole, in particolare della scuola media e dell'istituto superiore, proprio per verificare che anche al di fuori dell'ambiente scolastico ci siano quelle norme di tenuta della mascherina, di distanziamento, che sono le norme che, lo diciamo ancora una volta, salvano le persone dal contagio, salvano tutti noi dal contagio. E salvare uno dalla povertà per salvare tutti. È il tweet pubblicato da Papa Francesco in occasione della giornata dell'ONU per lo sradicamento della povertà. Francesco ancora una volta ha voluto mettere in evidenza come la sofferenza di alcuni rischi di coinvolgere molti se non si interviene sul caso singolo. Intanto è stato pubblicato il rapporto Caritas sulla povertà in Italia e i dati non sono positivi. Sentiamo. Le nuove povertà con la recessione economica e il coronavirus aumentano anche in Italia. È quanto emerge dal rapporto di Caritas Italiana pubblicato in occasione della giornata mondiale di contrasto alla povertà. In tre mesi, cioè fra il marzo e il maggio del 2020, si è registrato un forte incremento del numero di persone sostenute a livello diocesano e parrocchiale. Complessivamente si parla di circa 450.000 persone in tutta Italia. Lo stivale registra poi nel secondo trimestre di quest'anno una marcata flessione del PIL e un calo di 841.000 occupati rispetto all'anno precedente. I dati dei centri di ascolto Caritas evidenziano che l'incidenza dei nuovi poveri nel periodo maggio-settembre del 2019 era del 31%, mentre nello stesso periodo di quest'anno è arrivata al 45%. In questo tempo la rete Caritas sta intervenendo grazie a circa 62.000 volontari dal nord al sud del paese. Ha continuato così a non far mancare la sua prossimità e generosità verso i più poveri e i più vulnerabili. Quello che il Covid-19
19 ha messo in evidenza è il carattere mutevole della povertà. Il rapporto Caritas sottolinea che occorrono strumenti di analisi ed intervento adeguati al mutato contesto e che è necessario mettere in relazione i dati sulla povertà, sia assoluta che relativa, con quelli sui percettori delle misure di contrasto. Occorre realizzare analisi di lungo periodo per monitorare come cambiano le condizioni di vita delle persone in povertà e se come su di esse incidono le misure pubbliche. Bisognerà poi concepire le misure nazionali di contrasto alla povertà come un work in progress da revisionare periodicamente e infine, secondo Caritas, si dovranno intercettare le cause della povertà. Come ha detto Papa Francesco il 3 ottobre scorso, c'è da lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, quella della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, Caritas italiana e le Caritas diocesane hanno comunque continuato a stare accanto agli ultimi e alle persone in difficoltà, spesso in forme nuove e adatte alle esigenze contingenti. A favore di tanti piccoli commercianti e lavoratori autonomi, le Caritas diocesane, in particolare, hanno erogato sostegni economici specifici in 136 diocesi, compresa quella di Chiavari, sono stati attivati fondi dedicati, utili a sostenere le spese più urgenti, come l'affitto degli immobili, le rate del mutuo e complessivamente sono state aiutate 2.073 persone. E restiamo a parlare di economia perché il Recovery Fund, il fondo garantito dall'Unione Europea e destinato ad aiutare i paesi più colpiti dalla crisi legata alla pandemia, sono appese le aspettative per 136 progetti presentati alla cabina di regia Ligure. Si tratta solo di una prima parte di richieste per un valore complessivo di 18 miliardi di euro che saranno ora esaminate per valutare la possibilità di finanziamento. Pierluigi Vinai, direttore di ANCI Liguria, spiega i criteri di selezione e quali sono le opere in gioco. I 136 progetti sottoposti alla cabina di regia Ligure del Recovery Fund sono caratterizzati da un denominatore comune. Ma devono essere tutte progettualità di area vasta. È inutile immaginare di trovare soddisfazione in questo genere di progetto per iniziative di tipo comunale e di tipo modesto, non tanto per l'importanza, per carità, quanto per la territorialità. I piani sono stati suddivisi in 6 cluster corrispondenti ad altrettante categorie. Quella che ha il maggior numero di richieste, 55, è l'area relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Puntano su regimazione di acque, puntano su sostenibilità ambientale, puntano su un entroterra che deve essere per forza migliorato, per esempio con una metanizzazione che a oggi è ancora molto carente. 39 le richieste che riguardano opere destinate a migliorare le infrastrutture e la mobilità, tra questi alcuni progetti di antica memoria ritenuti strategici perché la regione non rischi l'isolamento. Dalla Pontremolese al tunnel della Fontana Buona, dalla Armo Cantarana fino all'Albenga Carcare Predosa. Un settore di sviluppo importante è rappresentato dalla digitalizzazione, strumento di rilancio soprattutto per le aree dell'entroterra. La banda ultralarga, se ne è parlato tanto, ma non ci siamo, i cantieri sono terribilmente indietro e questo non è più accettabile. In attesa di definire i progetti sulla salute per i quali è attesa l'indicazione del governo, le proposte saranno vagliate dalla cabina di regia. Ci sono dei criteri che tengono conto sia della definizione progettuale, sia dell'importanza territoriale e sia della condizione di eventuale già ricevuta finanziamento parziale o totale, cioè questi progetti dovrebbero essere vergini da un punto di vista di finanziamenti ricevuti. Apriamo la pagina diocesana, 3 parrocchie della Val Graveglia avranno un nuovo pastore mentre cambia il viceparroco di Sant'Anna di Rapallo. Il vescovo ha scelto Don Luca Sardella come parroco delle comunità di Santa Maria di Né, San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di San Buceto, guidate negli ultimi 5 anni da Don Andrea Buffoli. La notizia è stata comunicata questo pomeriggio a Rapallo dal vescovo stesso nel corso della celebrazione delle cresime nella parrocchia di Sant'Anna dove Don Sardella è vicario
parrocchiale. Il sacerdote è stato nominato anche aiuto pastorale della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno in affiancamento a Don Maurizio Prandi. L'ingresso è previsto nel prossimo mese di novembre. L'impegno di Don Luca si alternerà tra la nostra diocesi e Roma, dove si recherà alcuni giorni alla settimana per proseguire gli studi di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense. Continuerà il suo servizio di assistente diocesano del settore giovani dell'Azione Cattolica, mantenendo anche l'incarico di docente del corso di mezzi di comunicazione sociale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria e la collaborazione con, come giornalista del quotidiano Avvenire. Nel corso della stessa celebrazione a Rapallo, questo pomeriggio, il Vescovo ha annunciato di aver nominato il sacerdote novello, Don Jacopo De Vecchi, vicario parrocchiale della parrocchia di Sant'Anna, aiutando così il parroco Don Aurelio Arzeno nella cura pastorale di questa comunità. Anche in questo caso l'entrata in servizio sarà nel mese di novembre. E leggere i segni del tempo è il titolo di un corso di formazione per animatori, educatori e genitori promosso dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Chiavari. Tre serate con inizio alle 21 per riflettere sul momento che stiamo affrontando. Si parte martedì 20, si potranno seguire gli incontri con Zoom, sulla piattaforma Zoom, sul canale YouTube della Pastorale e in diretta su Telepace 3 al canale 115. Vediamo la presentazione. L'idea è stata quella di accompagnare gli educatori a leggere il tempo che stiamo attraversando, consapevoli che questa stagione inedita della nostra storia ci chieda un supplemento di pensiero e di discernimento comunitario che parta dall'ascolto della realtà. E sono così nate tre serate di riflessione, tre appuntamenti rivolti non solo agli educatori del nostro territorio che lavorano nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, ma anche ai genitori, proprio nella linea di costruire quelle alleanze educative con le famiglie dei ragazzi che incontriamo. Certo, non si tratta né di inventare strategie né di elaborare nuove tecniche, ma di rinvigorire la consapevolezza che la strada feconda per la cura educativa è quella che mette al centro la relazione personale. La bozza del progetto pastorale di Pastorale Giovanile Nazionale fa emergere con forza il desiderio che i giovani in questa fase storica così complessa non siano lasciati da soli. Lo scriveva anche Danilo Dolci: se la pelle non sente, la mente non capisce. Proprio per mettere in luce quanto sia decisivo il coinvolgimento personale offerto con pazienza dall'educatore in ordine a cammini di formazione umana e spirituale. Iniziamo martedì 20 ottobre sul tema narrare il dolore, saremo accompagnati dal professor Raffaele Mantegatta proprio per elaborare il tempo che stiamo attraversando. Poi continueremo con Insegnaci a pregare insieme al padre gesuita Matteo Supritti e sul tema amare il prossimo ci accompagnerà Matteo Santini, responsabile delle attività educative della Papa Giovanni XXIII. Tre serate di incontri per rinvigorire la consapevolezza, come ci ricorda spesso Papa Francesco, di passare in questo tempo storico dal Dio al noi. Vediamo la cronaca. Scontro tra uno scooter e un autobus a Sesto Levante nella rotonda di via Bruno Primi e via Fabbrica e Valle questa mattina intorno alle 10. L'impatto è avvenuto a bassa velocità e la ragazza alla guida del motociclo ha rimediato solamente qualche contusione. Sul posto l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Un'automobile ha tamponato invece una bicicletta mentre percorreva le gallerie delle Grazie lungo la via Aurelia a Chiavari questa mattina intorno a mezzogiorno. Lo scontro è avvenuto anche in questo caso a bassa velocità, il ciclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, sul posto sempre l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde di Chiavari. A Lavagna i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Nella sua casa gli agenti hanno trovato 167 grammi di hashish, 70 di marijuana, 11 di mannite e 170 euro di banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione. La segnalazione è arrivata da alcuni abitanti della zona. Uno straniero di 35 anni senza fissa dimora e con precedenti è stato denunciato per truffa aggravata, sostituzione di persona e per aver utilizzato documenti falsi. L'uomo è riuscito a farsi accreditare 600 euro per l'acquisto di un vogatore che però non ha mai consegnato. I soldi sono stati versati dalla vittima su un conto corrente bancario aperto dal truffatore usando documenti falsi. La vittima si è rivolta così ai carabinieri di Lavagna che hanno avviato le indagini e scoperto il truffatore.
Voltiamo pagina, sarà in due weekend l'edizione 2020 delle giornate FAI d'autunno con 1000 aperture in 400 città italiane e di alcuni siti di grande valore storico e artistico appartenenti al Fondo Ambientale Italiano. Nel Levante sono visitabili l'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna con percorsi guidati e proposte inedite nei fine settimana del 17-18 ottobre, del 24 e 25 ottobre. Sentiamo. L'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna sono i protagonisti nel Tiguglio e nel Golfo Paradiso delle giornate FAI d'autunno, che quest'anno eccezionalmente si svolgeranno in due fine settimana, 17-18 e 24-25 ottobre. Sono più di 1000 in 400 città italiane i siti di pregio culturale e artistico che aprono al pubblico con proposte varie, che vanno oltre alla semplice visita guidata e cercano di offrire orizzonti più ampi per contestualizzare i luoghi e le persone che li hanno vissuti. Con le lezioni di acquarello di Chicchi Baggiani in collaborazione con la delegazione FAI Portofino Tiguglio e poi le classiche visite, la mia, la visita guidata col direttore, delle 14:20, il giardiniere racconta come si prende cura, oltre che dei giardini dell'abbazia, anche dei 33 ettari di terreni fra uliveto e macchia mediterranea, frutto della donazione. La domenica poi la visita al borgo di San Fruttuoso alla scoperta delle tracce di cultura materiale lasciate dai pescatori che vi hanno abitato. In modo simile, Casa Carbone propone un percorso incentrato sulla storia e sulla manutenzione degli orologi e visite guidate che si estendono anche ai luoghi limitrofi della città, come l'oratorio della Santissima Trinità e il cimitero monumentale. Ci saranno anche i nostri volontari che saranno assistenti dei visitatori e quindi faranno scoprire Casa Carbone, non visite guidate, bensì visite narrate per far capire loro comunque come arriva Casa Carbone al FAI e il perché Emanuele e Siria Carbone hanno lasciato la loro dimora al FAI. L'edizione di quest'anno è dedicata a Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, mancata lo scorso luglio. Lo scopo delle giornate è sempre quello di raccogliere fondi per tutelare questi spazi di pregio del patrimonio artistico italiano. Il FAI è una fondazione che si prende cura, vuole curare, vigilare e comunque curare nel tempo tutte le sue proprietà. Un elemento su cui il FAI investe ogni anno è proprio legato al tema del dissesto idrogeologico che stiamo affrontando in questi anni in sinergia con gli enti di tutela territoriale, il Comune di Camogli e il Parco di Portofino, proprio per dare sicurezza. E si è svolto oggi un corso formativo di elicooperazione per i volontari antincendio boschivo e i vigili del fuoco. 70 in totale le persone coinvolte in località Semaforo Vecchio sul monte di Portofino. Con l'ausilio dell'elicottero regionale sono state testate le tecniche di avvicinamento, imbarco e sbarco in condizioni di sicurezza, compresa la bonifica dell'area prima dell'atterraggio. Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di uniformare e rendere più efficiente la collaborazione tra i vari enti che partecipano alla lotta contro gli incendi di bosco, oltre a migliorare l'utilizzo dell'elicottero. Una notizia di servizio, altre chiusure questa notte in A12 per il piano di ispezioni e interventi programmati. Il casello di Genova Est sarà chiuso in entrata e uscita in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 di domani mattina. La chiusura sarà nuovamente in vigore nello stesso orario nella notte tra domenica e lunedì. Adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 18 ottobre. Raccolta straordinaria di sangue a Chiavari, l'autoemoteca dell'Avis sarà presente in piazza Mazzini dalle 8:30 alle 12:30. Escursione naturalistica alla scoperta dell'oasi faunistica del fiume Entella e organizzata dalla LIPU. In particolare si osserveranno le specie di uccelli endemiche del corso d'acqua e quelle che vi sostano durante le migrazioni. Ritrovo alle 8:30 all'inizio della pista ciclabile del lungo fiume lato Lavagna. Cerimonia di premiazione del 30° concorso nazionale di poesia e prosa Uleudo e del 3° premio di fotografia alle 10 all'Hotel Due Mari a Sesto il Levante. Tornano per due fine settimana consecutivi le giornate FAI d'autunno in 400 città italiane. In Liguria sarà aperta l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli. Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 15:30. Il sito sarà raggiungibile in battello.
A Lavagna, dalle 10 alle 18, sarà aperta Casa Carbone, edificio perfettamente integro, esemplare immagine di una tipica famiglia borghese di fine 800. La durata della visita sarà di circa 30-40 minuti. Sarà necessario presentarsi in biglietteria almeno 10 minuti prima dell'orario. Apertura alle visite del Museo Diocesano di Arte Sacra, dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Sono esposti dipinti, argenti, tessuti, suppellettili e paramenti liturgici dall'VIII al XX secolo. Il Museo Archeologico di Sestri Levante organizza un'attività di orienteering nel centro storico cittadino. È rivolta ai bambini, un percorso organizzato come caccia al tesoro tra i luoghi significativi della città. Il ritrovo per i partecipanti è alle 15 al museo in corso Colombo 50. Appuntamenti in agenda per lunedì 19 ottobre. A Chiavari è ancora aperta alle visite la mostra pittorica di Elettra Spalla Pizzorno intitolata Luce. Le opere, che mostrano colorati scorci della riviera genovese e paesaggi marini, sono esposte nello spazio Casoni di Piazza San Giovanni, aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Siamo così alla pagina dello sport. Per la Serie B è finita 1-1 con il gol del pareggio per i biancocelesti allo scadere con Mancosu, la partita Virtus-Entella Regina. La rete dell'attaccante su rigore all'89esimo. La squadra di mister Tedino era andata in svantaggio al quinto minuto della ripresa con un gol su punizione di Krisetic, giocando l'ultima mezz'ora del match in 10 per l'espulsione dopo doppia ammonizione di Crimi. Il punto strappato in extremis in casa davanti al ritrovato pubblico permette adesso ai biancocelesti di preparare con più tranquillità la trasferta di Frosinone in calendario martedì prossimo. Ma sentiamo le interviste a fine partita di Nicola Pagliettini. Un punto che sembrava molto difficile da realizzare, soprattutto vista l'inferiorità numerica, ma che la squadra comunque ha voluto provare a conquistare fino all'ultimo. Allora, noi abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, veramente molto buono, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo alla terza partita di campionato con una squadra completamente rivoluzionata in quest'ultimo periodo, perché io non voglio mai parlare degli assenti che sono sempre i migliori in campo, però questi ragazzi qui stanno lavorando veramente tra grandi difficoltà ed è un giusto premio per loro, per chi tifa per loro, e quindi noi siamo contenti per questo motivo. Fino a quando c'è stata la parità numerica è stata una partita molto bella, secondo me dal punto di vista tattico. E poi il gol ha cambiato veramente tutto, l'espulsione ancora di più. Ci abbiamo creduto, anche se obiettivamente la Regina ha avuto anche la palla per magari raddoppiare, però questa squadra qui ha dimostrato di avere comunque un filo conduttore e soprattutto degli attributi belli grandi, perché in questo momento solo una squadra che crede nei propri mezzi può arrivare a mettere a posto una partita del genere. La storia di Matteo Mancosu e Lentella è legata da un filo sottile, un filo di ordinaria follia, di gol all'ultimo respiro quando tutto sembra finito, e anche quest'oggi è andata in questa direzione. Sì, per fortuna è tornata questa piacevole storia, è un punto che ci serviva perché avevamo bisogno di non perdere, una partita difficile perché la Regina è un'ottima squadra, non ho trovato il vantaggio, sono rimasti un uomo in più, quindi è stata dura, soprattutto sono bravi palleggiatori, quindi a un certo punto a metà secondo tempo facevamo fatica un po' anche a riconquistare palla. Per fortuna non hanno raddoppiato e questo gli è costato il pareggio, perché noi abbiamo avuto poche azioni, però in quelle poche azioni credevamo di racifare la partita, e cos'è stato. Mister Tedino prima ha raccontato come è rimasto piacevolmente contento della tua esultanza, un'esultanza quasi da ragazzino, passami il termine. Quanta voglia hai ancora di continuare a giocare e di regalare emozioni? Sì, la voglia ancora tanta, quando fai gol poi arriva all'apice, credo che sia una cosa bellissima e anche se ho una certa età è sempre bello provare queste emozioni. In chiusura vi mostriamo alcune foto molto suggestive scattate questo pomeriggio. Il Tiguglio intorno alle 18 è stato interessato da un veloce passaggio perturbato che ha portato la pioggia. Subito dopo si è formato un suggestivo arcobaleno che ha illuminato il cielo del Levante con un arco di tutti i colori. Il fenomeno è durato alcuni minuti, ma in molti hanno potuto immortalarlo con il proprio cellulare, e vediamo proprio le foto, alcune foto
scattate in questo pomeriggio, e davvero speriamo che sia di buon auspicio per questi giorni. È tutto per questa edizione di Tiguli Oggi, l'informazione è torna lunedì mattina con il nostro TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com, il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata e buona domenica.